This conference will now be recorded. Su quattro temi che stiamo portando avanti. Il primo è quello che riguarda l'economia circolare nei piccoli comuni, considerati comuni con non più di 5-6 mila abitanti. Vedo che c'è anche Rosaria con cui abbiamo parlato. L'obiettivo in questo caso è quello di trovare una soluzione alternativa alla gestione dei rifiuti appunto nei piccoli comuni italiani, che poi sono la maggior parte. Poi se Lorenzo Mineo non c'è, però parleremo, se qualcuno vuole anche interesse, discuteremo della ICE sugli allevamenti intensivi, che è un'altra delle attività che abbiamo in mente di portare avanti. Terzo punto, una serie di proposte per le aree boschive e montane, tipo questa, che rappresenta un aspetto dell'iniziativa sull'ambiente che spesso viene un po' trascurato. E infine le acque, una riforma dei contratti di fiume per riportare l'acqua a essere veramente un bene riconosciuto per tutti e non un costo sempre crescente. Questi sono più o meno i quattro punti per cui oggi mi piacerebbe instaurare prima di tutto una discussione, un confronto anche sulla base delle esperienze e degli interessi di chi partecipa. E se me lo concede, io inizierei anche confrontandomi con Rosaria su cos'è e cosa si può fare per l'economia circolare nei piccoli comuni. Per chi non avesse letto... Scusami, Andrea, una interruzione sulle tempistiche e sulle scadenze. Ne parlavamo prima, il 3 ottobre, nel pomeriggio, giovedì, prima dell'inizio del congresso dell'Associazione Luca Coscioni, a Bari, terremo una riunione più ampia di questa, pubblica, sicuramente anche trasmessa online, però fisicamente a Bari, proprio per trasformare questi temi in, diciamo, assemblea, cioè in una sorta di, adesso non vorrei usare termini magniloquenti come costituente ecologista o roba del genere, però una riunione dove si faccia un salto di qualità nell'assunzione di impegno e di responsabilità personale su questi fronti che Andrea ha menzionato all'inizio. Quindi credo che sia utile sapere che ci sia già questo appuntamento e che quindi l'elaborazione e l'azione su questi temi avrà una sorta di punto congressuale a Bari il 3 ottobre nel pomeriggio. Scusami Andrea. Tra l'altro a Bari poi ci sarà anche da parlare di Ilva, che è un altro aspetto abbastanza forte. Qualcosa si sta muovendo anche in termini di ARPA Puglia, che poi insomma ne parleremo un po' meglio nei prossimi giorni, per ora sono solo sui progetti di Alzheimer. Io vi spiego brevemente cos'è la proposta Piccoli e Puliti, che c'è già su cuore, che però magari qualcuno non ha avuto il tempo di leggere. Piccoli e Puliti si basa su un modello di gestione dei rifiuti che poi è stato applicato per adesso in una cittadina giapponese che si chiama Kamikatsu, che hanno realizzato un sistema di raccolta e gestione che porta a riciclaggio più o meno del 100% dei rifiuti di tutta la cittadina. Cittadina con circa 2.000 persone. Su cosa si basa questo principio? Si basa sul fatto che quando una cittadina è piccola, un paese è piccolo, le distanze sono anche ridotte, è possibile portare tutto ad un centro di raccolta. Il centro di raccolta è quindi il punto più monitorato e maggiormente gestibile, dove vengono portati rifiuti da tutti i cittadini, quando vogliono, senza cadenze giornaliere o settimanali come il porta a porta. E qual è la differenza? È che nel centro di raccolta
le categorie di differenziata non sono 4, non sono 5, ma sono 13. Perché questo? Perché comunque, grazie alla presenza di uno o due, faccio un esempio, addetti, e al fatto che comunque la maggior parte dei rifiuti, se raccolta in maniera debita, è abbastanza pulita quando esce da casa, è molto più facile fare una differenziata. Differenziando in maniera più dettagliata si consente di fare un riciclo quasi del 100%. Oltre a questo, in questo tipo di sistema si introduce anche il concetto di compost di comunità, che è ultimamente anche diventato una mozione a Roma, proprio per far sì che il compost non sia più un prodotto fatto da centri di raccolta di rifiuti lontani dalle zone dove vengono prodotti, ma un prodotto locale. Questa soluzione è una soluzione che per l'Italia è ideale, perché noi abbiamo tantissimi comuni molto piccoli, di dimensioni 2000, 2500, 3000 abitanti, spesso in zone non facilmente accessibili, e che quindi renderli autosufficienti in termini di gestione potrebbe essere un risparmio per i cittadini e quindi per i comuni, ma soprattutto potrebbe avere un impatto sul tasso di riciclo molto positivo rispetto a quello che è il massimo raggiungibile oggi. Con Rosaria, appunto, a Salerno avevamo parlato di introdurre questa soluzione da loro. Perché da loro? Perché c'è un caso che sta anche un po' diventando un caso politico, a quanto ho visto che è stato menzionato anche da ex ministro dell'Interno, che sono le 2000 tonnellate di rifiuti destinate all'inceneritore di Acerra che verranno stoccate, Rosaria, non mi ricordo bene il paese, proprio in questo periodo, quando l'inceneritore verrà temporaneamente per manutenzione. Ha detto che non si è sentito. Ripeti, scusa Rosaria? Vengono stoccate a Polla, che è un paese a 15 minuti dal mio. Nulla. E voi avete un po' di contatti, avete detto, con anche i comuni che sono nella zona, giusto? Sì, abbiamo abbastanza contatti. L'unica cosa che, a parte, volevo capire come, diciamo, si è evoluta la delibera, proprio il contenuto in sé, e poi un'altra cosa, pure le modalità di intervento, perché ne parlavo con Franco, l'avvocato di Marco, riflettendoci, viste, diciamo, cioè, è importante capire come dobbiamo intervenire in questo territorio. In che senso? Nel senso che molto spesso è accaduto che in questi casi, penso accada ovunque, queste esigenze diventano momento, diciamo, per non lo so, tipo Movimento 5 Stelle, Lega, che si presentano solo in base a durante questi periodi e possono in un certo senso per sfruttarle a livello elettorale, no? Quindi pure la modalità di intervento, mo, cioè adesso che c'è pure Marco, ci può aiutare sicuramente, deve essere un attimo più. Secondo me non è come pensavamo l'altra volta di fare una sorta di conferenza stampa spiegando anche che cos'è Humans. Secondo me potrebbe essere confusa, cioè a livello di opinione pubblica proprio, perché potrebbe essere compreso come il solito movimento che arriva, sfrutta questo tema come per l'ultima volta che accade per il carcere col Movimento 5 Stelle, poi non esiste più. E ci sono pure le regionali nel 2020, quindi non lo so, cioè dobbiamo capire pure insieme come dobbiamo proporla questa delibera. Il rischio, Vai. dici che il rischio è che Sì. si possa passare come un partito che vuole visibilità sull'emergenza. Allora, da questo punto di vista, logicamente può riguardare la realtà. Bisogna prima fare delle verifiche statutarie nei comuni per vedere se i comuni prevedono le delibere di iniziativa popolare. Perché questo è un passaggio fondamentale, quello che è stato usato a Roma, per esempio, da Radicali Roma, è stato a Milano,
la campagna Milano si muove, perché se c'è quello strumento, allora si può fare un comitato ad hoc, promotore della proposta, che non è Humans o proprietà di Humans, è un comitato popolare certo sull'obiettivo, al quale Humans fornisce un supporto in termini di piattaforma, know-how, eccetera, e anche di connessione con una battaglia politica più generale a livello europeo in sintonia con questo tema. Nel caso in cui invece la possibilità di presentare una delibera d'iniziativa popolare non ci fosse, bisognerebbe comunque puntare ad avere delle sponde nei consigli comunali a livello trasversale, non solo un partito o un altro, oppure fare un comitato civico ad hoc fuori dai partiti che poi si rivolgerà ai partiti. Ma non è che è Humans che si presenta dando quindi poi l'idea o l'ambiguità che ci sarà una lista Humans alle elezioni regionali, comunali, eccetera, ma è Humans è una sorta di marchio di garanzia del sapere, del know-how che sta attorno all'iniziativa e della trasversalità dell'iniziativa stessa. Non lo so, io pensavo si potrebbe fare per evitare, pure sul, abbiamo affrontato pure il tema della trasversalità, perché comunque il comune non è fatto solo della maggioranza, è fatto anche della minoranza, poi soprattutto in questi paesi è un po' difficile dialogare ed evitare diciamo, problemi con entrambi, però a parte questo, io pensavo pure si potrebbe fare una sorta di lettera aperta indirizzata ai comuni. Indirizzata sia ai rappresentanti della maggioranza, quindi della minoranza, e in questo modo si capisce meglio l'intento. Non si sente, Marco? Ok, allora va benissimo come metodo, noi non abbiamo da privilegiare un partito, un altro, una maggioranza, una minoranza, poi è chiaro che se ci risponde qualcuno si lavora con chi ci risponde, però partire in una sorta di equidistanza rispetto ai partiti mi sembra fondamentale. Sbagliando. Un'altra cosa, solo, io non utilizzerei la questione del problema proprio dei rifiuti che è avvenuto a Ponna. Mi allontanerei un attimo da questa questione e prenderei in considerazione più che altro il problema ambientale a livello nazionale, europeo. In questo modo eludiamo ogni tipo di possibile. Non problema, diciamo, di interferenza a livello di opinione pubblica e niente. E l'unica cosa, proprio sulla modalità di delibera, vorrei capire perché l'ultima riunione a cui ho partecipato, poi non ho potuto partecipare perché sto preparando un esame. Comunque, da quanto ho capito, cioè, è cambiata la delibera, come ci vogliamo muovere, qual è la modalità, proprio del contenuto della delibera. Allora, la delibera, quella iniziale, comunque contiene lo stesso principio, solo che appunto, essendo una mozione, diciamo, ideale o comunque generica che potesse essere adattata a diversi comuni, rimane comunque una traccia, da approfondire caso per caso, mentre la soluzione piccoli e puliti è semplicemente una soluzione alternativa che viene considerata, diciamo, più che una da adottare come mozione, proprio come iniziativa comunale, che è secondo me un po' diverso, cioè non è più la proposta generica che un comune può sposare anche di grossa taglia per rendere l'aspetto riciclo più efficiente e più sostenibile.
ma è una soluzione ben precisa che noi consigliamo di cambiamento rispetto all'attuale soluzione che in un paesino ci può essere, che è la porta a porta o la raccolta differenziata nei cassonetti. Piccole pulite è una soluzione ben precisa che noi proponiamo a i comuni di una certa taglia come soluzione coraggiosa. Prima va parlato con il comune di questo e poi dopo può diventare una mozione. Se parliamo con la minoranza, con la maggioranza del consiglio, questo si vedrà. Però quella lì è una soluzione che poi, dopo averne discusso, può diventare una mozione che viene presentata in consiglio proprio basata sull'adozione di questo sistema. La mozione iniziale che è ancora sul cuore, che è quella appunto per l'economia circolare in ogni comune, invece è diverso, rappresenta una mozione che qualsiasi comune può adottare perché prevede degli obiettivi che sono il riciclo al 70%, che sono l'introduzione del porta a porta se ancora non c'è, prevede degli obiettivi da raggiungere. Piccoli e puliti è una soluzione che serve a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi, che può diventare una mozione in consiglio comunale. Allora, in termini metodologici, mi sembra importante che iniziare ad avere no, un comune che fa. Per cui, se fosse quel comune nel Salernitano che poi lo può fare perché lo decide il consiglio comunale o lo può fare perché lo decide direttamente l'amministrazione. A noi non interessa, cioè ci interessa nel senso che poi dobbiamo vedere che come succede. Una volta che succede, quello diventa un modello, un esempio che altri comuni possono seguire. La mozione è una mozione di indirizzo generale, Piccoli Puliti è una soluzione di governo che può essere adottata anche dalla giunta direttamente, eventualmente senza passare dal consiglio, oppure sulla quale il consiglio incastra e impegna la giunta perché trova un consenso. Quindi io direi che è molto importante che sia o il caso di Rosaria o di altri che riescono ad attivarsi nella propria realtà territoriale, cominciare a avere degli esempi di cose che vanno avanti. E poi se si creano le condizioni politiche in quel comune perché ci sia o un ascolto immediatamente o anche un conflitto che può essere una cosa positiva, si cerca di essere lì, di andare lì, di fare una presenza sul territorio e di fare un'iniziativa sul territorio. Poi volendo, cioè, la proposta Piccoli e Puliti si può trasformare in una mozione, in un documento Certo. si fa facilmente, nel senso si Certo. trasforma la proposta che c'è già, che sono ormai qualche foglio, si trasforma facilmente in un esempio di mozione già presentabile, perché comunque facilmente trasportabile in un formato di Oh, mozione ci sono comunale. dei casi internazionali, perché questo può valere anche per un piccolo comune della Svezia. Quindi ecco lì, magari poi se riusciamo a prendere ispirazione e o a noi stessi influire su realtà europee sarebbe molto importante. Va bene, ci sono. Vai. Ho due domande. Allora, per garantire la trasversalità, quindi restiamo comunque sulla modalità di lettera aperta, va bene. Poi, Bene. per il modus operandi, in un certo senso, dopo la lettera aperta, quindi in questo modo noi raccogliamo le adesioni, sia di minoranza, maggioranza, di chi vuole lavorare, a quel punto, avuta cioè, le persone che hanno veramente intenzione di partecipare, eccetera, vogliamo fare, cioè, si organizza un incontro, vogliamo organizzare un incontro insieme a questi rappresentanti politici, perché l'unica cosa che dicevo pure ad Andrea è che nel nostro territorio, purtroppo, in tema ambientale, le deleghe, queste cose, queste deleghe così tipo ambiente o anche altre deleghe, anche tipo politiche giovanili, che sono importantissime, in realtà vengono assegnate un po' in modo un po' così. E quindi c'è il problema che non sono completamente preparati e quindi ci sarebbe il problema che prenderebbero la mozione, la farebbero passare in comune, ma non avrebbe un senso, cioè sarebbe una cosa molto giusto per apparire, per spendersela. Quindi questo.
Va bene, no, no, certo che noi dobbiamo puntare a un risultato vero e non a un risultato di carta. Allora, sono iscritti a parlare Stefano, Alice e Michele Minieri. Abbiamo ancora 1 ora e 10 di tempo. Gli interventi cerchiamo di essere comunque brevi in modo da poter svolgere anche gli altri punti. La parola a Stefano Manco. Pronto, ciao, eccomi, ciao a tutti, ciao, buonasera. Cercherò di non prendervi troppo tempo. Mi è venuto in mente questa piccola idea, questo progetto. Sono in attesa, aspettiamo, come diceva Marco prima, vi aspettiamo a braccia aperte ad ottobre per il congresso della Coscioni a Bari. Quindi, non lo so, mi è venuto in mente di provare a buttare giù qualche idea che. Oltre in Puglia, come dicevate voi prima, parleremo di Ilva, di Taranto, di Xylella e di tante altre cose. Io abitando nel mio piccolo paesino dell'entroterra, ho provato a buttare in giù questa idea per un progetto di una piccola città alimentata a biogas. Perché mi è venuto in mente questa idea? Questo è un po' più o meno quello di cui parlerò oggi. Prendendo esempio da questa cittadina della Germania nei pressi di Dortmund, che dal 2007 alimenta biogas circa la metà degli edifici dei cittadini, 26.000 abitazioni, con un impianto da 6,9 MW, eccetera, eccetera. Insomma, hanno fatto tutte le condutture, i cogeneratori sparsi per la città, la corrente poi viene reintrodotta in rete, il calore va nelle case attraverso una seconda rete di condutture e tutti questi, e tutto è nascosto e mimetizzato nel contesto urbano. Vi ho messo anche un paio di link che spiegano meglio questa situazione, ma per capire dov'è Luden, questa cittadina vicino a Dortmund. Vedete, questa è la vista da Google Maps, c'è il puntino rosso dove c'è la centrale di bioenergia, non è neanche tanto lontana, e poi effettivamente dal centro urbano è una centrale pulita. E com'è fatta? Eccola qua, guardate che bella, che carina, la sua centrale a biogas, vicina al fiume, naturalissima, è naturale. A me piace un sacco, scusate. Poi c'è l'esempio in Svezia, di Gothenburg, la seconda città della Svezia, la quinta del nord Europa, 940.000 abitanti. È stato È fallito. inaugurato nel 2007, poi è fallito anche, va bene, va benissimo, però era un bellissimo esempio. Anche qua l'impianto, come vedete, era messo proprio sul fiordo di Gothenburg e questo è più o meno come è fatto anche l'impianto di Gothenburg. È questo impianto di riconversione delle acque reflue, di quello che parlava anche Andrea ieri, sicuramente qualcosa si dovrebbe ricollegare. Allora, mi sono detto, perché non farlo a Palo del Colle, in Italia, che è il mio paesino, nell'entroterra barese, 26.000 abitanti. Facciamo parte di un territorio denominato Conca Barese, comprende altri comuni, Bitonto, Modugno, eccetera. Facciamo già un servizio di raccolta rifiuti porta a porta. L'organico e l'indifferenziato purtroppo vengono mandati ancora in discarica a 60 km, mentre ciò che è secco rimane sul territorio comunale. Io sono entrato in contatto anche con l'azienda locale, la Eco Green Planet, che si è detta molto disponibile anche a gestire tutto l'organico, promettendo addirittura l'azzeramento dei costi di conferimento, perché secondo me ci guadagna talmente tanto che lui si è addirittura lanciato a dire ve lo faccio gratis, assolutamente. Attualmente però il mio comune è commissariato, quindi a livello di delibere, queste proposte qui purtroppo sono un po' fermo. Quindi questo è dove verrebbe messo di Meglio, nuovo l'impianto. è meglio se è È così, commissariato è come sarebbe. commissario. È meglio se è Eh sì, commissariato, quindi meglio ancora. Meglio. la democrazia purtroppo non funziona, il commissario molto meglio. Se si chiamasse podestà, anche Infatti. possibilità.
Quindi questa è la vista dall'alto di Palo del Colle e ho individuato in questo punto che fa parte del territorio comunale, ho visto sulle mappe catastali, in questo punto si incrociano due o tre sbocchi di elettricità e questo sarebbe eventualmente il luogo dove puoi andare a creare un nuovo impianto di distribuzione elettrico. Attorno a questo, che per l'organico, con Andrea avevamo parlato di creare un consorzio di frantoi contro la xylella, per fare in modo di creare un metodo per sostenere gli agricoltori locali colpiti da questa piaga, eliminandone i costi di conferimento dei residui, quindi si parla di riutilizzo delle sanse, dell'olio di nocciolino e del riutilizzo delle acque reflue, guadagnandone questi stessi agricoltori materiali per il riutilizzo organico e anche per le acque da irrigazione. Sarebbe anche possibile avviare un centro di studi. Dimmi. Scusa, prima che mi dimentico, il 4 venerdì pomeriggio ci sarà un convegno del congresso Coscioni dedicato proprio al tema della xylella, più sul tema ovviamente della realtà scientifica della xylella. Però se questa cosa poi ti ricordi di mandarmela, la faccio vedere intanto agli agronomi, ci sarà anche un grande agronomo internazionale che sarà presente, in modo che magari riusciamo a integrarla nel programma. Vai. Sarebbe fantastico, infatti proprio in questo speravo di riuscire a trovare altri sbocchi, altre cose per poterci lavorare insieme, perché io, cioè, non è che ne so molto alla fine, io mi sto un po' cercando di barcamenare in queste cose. Niente, quindi avevo immaginato che anche l'università potrebbe essere interessata, visto che sempre il congresso Coscioni sarà sempre quindi all'università, quindi magari vedere se anche loro come finanziatori, ma anche le scuole, per organizzare gite all'interno di questi centri di rifiuti, come fanno in Germania, dove portano i bambini delle scuole elementari, gli regalano i gadget, gli danno la mascotte del bidoncino e i bambini tedeschi si appassionano alla differenziata. Questa invece sarebbe la carta degli oleifici coinvolti nel progetto Oli, Essanze, Nocciolato, eccetera. Quello, il pallino in giallo è sempre dove è localizzato il centro di conferimento e queste tutte le strade dei vari paesi con i vari frantoi o cooperative da cui poi dovrebbero conferire poi tutti i vari paesi. Questa è una lista che ho preparato, vi manderò in allegato un listone di tutti gli oleifici che si trovano in zona. E quindi alla fine, ma poi chi paga per tutta sta roba? Quindi vi ho raccontato del gestore locale che è disponibile alla raccolta e al conferimento, l'Università di Bari con il centro di ricerca, le scuole primarie, le amministrazioni locali, e qui entra in campo anche tutta la parte di EUMANS con le varie delibere comunali o i fanghi regionali, insomma, anche voi magari mi date qualche indicazione in più su come muoversi. Una cordata di imprenditori locali, che io potrei avere qualche contatto con degli imprenditori illuminati e vedere se volessero essere disponibili. Capire il gestore della rete, come si vuole gestire. E anche ovviamente investimenti europei, anche qui importantissimo il ruolo di EUMANS, come per esempio la ICE sulla Carbon Tax, che appunto dovrebbe poi magari portare proprio quegli investimenti di cui parlavamo della ICE, portarli magari proprio su un progetto del genere che potrebbe essere interessante. E niente, io sono sempre un po' un sognatore, quindi spero sempre nella lunga vita e nella prosperità. Niente, questo era solo, ripeto, è solo un mio progetto. Io poi non ho grandi capacità. Se voi mi dite che magari è un'idea totalmente stupida, folle, che non c'è da fare, lo accetto anche. Però magari se invece si può costruire qualcosa insieme, sarebbe Sì. Grazie sempre positivo. Stefano. Secondo me Anzi. Stefano, vabbè, poi ne parliamo meglio, però cioè, quello che ti hai proposto, che è un impianto a biogas basato sull'organico del paese, magari di altre zone,
dove nello stesso centro includere un sistema di raccolta per i residui delle fiche è una cosa molto interessante. Secondo me la cosa più fattibile è presentare un progetto europeo dove coinvolge l'Università di Bari, i contatti a Bari sono diversi, secondo me è fattibile da presentare come progetto europeo, senza dubbio, con il comune come partner, con chiaramente la società gestore come partner, l'edificio e l'università. Quello che, secondo me, quello che tu hai fatto potrebbe essere una proposta di progetto europeo per presentare e ottenere dei finanziamenti al programma H2020, che non è okay. male. Aspetta, scusami, John. No, ovviamente sul titolo. Quando io andavo alle elementari, anni 90, vedete che Piscina era presa abbastanza grande, 50.000 abitanti, la raccolta differenziata esplose, positivo, si diffuse, grazie al fatto che il comune di contatto con l'azienda raccolta tutti gli utili, si accordava con le scuole, quindi rende la capillare tutte le famiglie, si raccoglieva l'organico nelle scuole, nelle classi scolastiche. La cassettina dell'organico settimanale, quindi può essere lo slogan della campagna era ce l'ha fatto il piccolo Johnny Danna, anche tuo figlio te la può. La scuola può essere vettore di no, questo scherzi a parte potrebbe anche essere un proposto da fare a me per l'istituzione a livello centrale, se sarà un governo, se sarà un governo. Allora, Alice Montalbetti, c'è qualcuno che picchia come un dannato sulle tastiere. Sì, perché vi si sente un po' male, Marco, per quello. Non vi si sente molto bene, non avete un buon audio, per quello che qualcuno chiedeva. Allora, io vi scrivo da Arona. Arona non è un piccolissimo comune, siamo più o meno 14.000 abitanti. Però qua devo dirvi che c'è terreno fertile per presentare qualsiasi iniziativa e mozione noi vogliamo presentare. Ho ovviamente necessità e bisogno di assistenza, di aiuto, perché io mi sto confrontando con quella che è l'opposizione, principalmente con due consiglieri, uno si chiama Muscarà, l'altro che si chiama Travaglini, i quali andranno poi a costituire, andremo a costituire un comitato civico, una civica. Con loro io ho iniziato già a lavorare sulla mozione dell'economia circolare, l'abbiamo già guardata insieme, l'abbiamo analizzata, abbiamo cercato di vedere quali sono i punti possibili per Arona e quali sono i punti invece da dover eventualmente con il vostro aiuto sistemare, perché come dicevamo ovviamente ogni città è diversa, quindi ha bisogno comunque sicuramente questa mozione di essere un po' adattata. Noi nel momento in cui abbiamo una serie di dati, stiamo aspettando dal consorzio novarese i dati sulla plastica, sul riciclo di plastica che non abbiamo. In realtà il target della raccolta differenziata ad Arona è già stato ampiamente superato, l'80%. Quello su cui si può lavorare è sulla plastica monouso, perché loro hanno aderito a Plastic Free, ma in realtà solo di facciata, per cui non è stato fatto assolutamente nulla. Un altro dato su cui possiamo lavorare è quello della raccolta porta a porta, con la possibilità eventualmente di una raccolta con una tariffa puntuale ad persona, quindi personalizzare i sacchi. Questa era un'idea che era venuta quando abbiamo fatto questa sorta di mini riunione per analizzare la mozione. Per cui stiamo cercando di elaborarla un attimino. Nel momento in cui siamo riusciti ad ottenere tutti i dati, abbiamo elaborato la mozione, io ve la presenterei, perché poi noi siamo pronti in realtà a presentarla in comune. L'altra cosa che vi dico è comunque che al di là di questo noi siamo sul lago, questa mozione comunque una volta che magari riusciamo a farla passare ad Arona poi si può espandere a macchia d'olio su tutti quelli che sono gli altri comuni
del Lago Maggiore, che sono comunque abbastanza, sono uno attaccato all'altro, e un po', diciamo, è facile perché si fa un po' da eco, quindi se passa una mozione da che non è una mozione della giunta esistente in questo momento ad Arona, è ovvio che fa da eco e quindi è facile poterla anche presentare in altri comuni. E comunque è terreno fertile, per cui siamo sul lago, quindi tutto quello che è rete fognaria e tutto quello che è il lavoro sul discorso della differenziata piuttosto che sull'ecologia e sull'acqua, qua trova terreno fertile, e non solo qua ad Arona, ripeto, quindi fa da eco. Per cui mi viene da dire che oltre a questa, a me comunque piacerebbe lavorare ed elaborare tutte le altre mozioni in modo tale da comunque contribuire qua come Humans a portare quanto più possibile il pacchetto Humans all'interno di Arona e poi all'interno dei vari comuni che si affacciano sul Lago Maggiore. Quindi questo è questo, è quanto. A posto, grazie. Grazie Alice. Michele Minieri. Allora, grazie della parola Marco. Questa è, come dire, è una situazione abbastanza interessante. Secondo me, oltre che essere interessante, ha una valenza politica, come dire, molto consistente, perché praticamente ha una prerogativa, come dire, di risoluzione del problema, uno dei problemi più ambigui, strani, infami d'Italia, che è quello praticamente delle tasse più alte che praticamente ci sono in Europa, col minimo di servizi e col massimo di inquinamento. Quindi noi ci muoviamo in un campo minato, cioè dobbiamo sempre dircelo, dobbiamo valutare tutta una serie di opzioni, di possibilità, di anche, come dire, di non praticamente di, cioè dobbiamo, il ventaglio delle possibilità dobbiamo valutarlo tutte, dall'affermazione massima al massimo insuccesso, proprio perché praticamente secondo me questa è la come posso dire, la situazione politica più interessante, più impellente, più intrigante, perché praticamente c'è, cioè, la gente paga un sacco di soldi, i servizi sono scarsi, tutto quello che ci viene detto è falso, come del resto Sarimbeni ci ha attestato, cioè nel senso che è tutta una macchietta. Quindi in qualche modo noi dobbiamo vendicare, cioè rivendicare, diciamo così, una possibilità di chiarezza, di rispetto e di esigenza, come dire, di ambientalismo, diciamo, che minimo, cioè proprio parliamo di soldi cacciati tantissimi e di inquinamento. Cioè io mi trovo spesso a girare per questo è un video che io farei, ve lo mando, va, così iniziamo a parlare di cose interessanti nell'hinterland napoletano, ma a partire da fuori Napoli, ma anche a Napoli città, ma per fino ad arrivare quasi ad Avellino c'è l'inferno ancora sulla terra, diciamo così, a livello di, cioè praticamente è come se si stesse in una discarica praticamente continua, diciamo, compreso dove sono incluse le case. Quindi la situazione non è che è cambiata, cioè è semica, si è camuffata rispetto alle emergenze che noi conoscevamo. Quindi la possibilità, ma io appunto per questo dico che la battaglia è molto importante, perché basta un comune che risponde al nostro dato, che giustamente il buon Sarimbeni dice senso comune, i conti sono questi, cioè vale la pena, ma logicamente non funziona così. Ecco perché la questione bisogna con impellenza proporla e sottoporla e imporla, se vogliamo, no? Quindi in qualche modo io per quello che posso, da un lato sto cercando sempre più di capire, dall'altro mi scarico la cosa e propongo questa possibilità a qualche sindaco, a qualche comune. Però io penso che la cosa più impellente a questo punto, dato la situazione che appunto è un po', come dire, da incastrare, da far collimare, perché praticamente ognuno ha un'esperienza, ognuno c'ha un'idea, ognuno c'ha un punto di vista. Io credo che noi stessi anche dovremmo fare un lavoro di incastro, diciamo così, rispetto a quello che facciamo. Bene, molto
come dire, serrato, molto, diciamo così, di verifica rispetto a quello che si può fare. E naturalmente, ripeto, basta che un comune accetta questa possibilità che la nostra battaglia, come dire, è vinta. Ma io credo che bisogna arrivare a questo comune, insomma, ripeto, quando mi riguarda, da settembre, cioè praticamente tra qualche giorno in poi, vado, mi scarico, mi studio, verifico, chiamo Salimbeni, chiamo Cappato, vado a proporre sta cosa, perché tu devi immaginare che ormai una delle tasse più importanti del comune è quella dell'immondizia, cioè mettere mano su sta cosa è veramente importante, ma credo che, come si dice, volontaristicamente, in maniera, come dire, tranquilla e politicamente serena, non avremo grossi praticamente riscontri, però si tratta di lavorarci e si tratta anche appunto di, come dire, di imporre la nostra gente, altrimenti insomma appunto è inutile che proseguiamo. Ci sentiamo, grazie. Grazie Michele, sono d'accordo sulla questione del comune da trovare. Allora, è scritto Gianni Porto, poi c'è una domanda di Boilini, poi chiederei comunque a Andrea di rispondere e di farci introdurci anche il punto successivo, mantenendo comunque il dibattito generale per chi vuole anche intervenire sugli altri punti, perché sennò rischiamo poi di non avere tempo per arrivare agli altri temi, se Virginia è d'accordo. Allora, Gianni Porto. Ciao a tutti, mi sentite? Sì. Faccio un brevissimo intervento relativo a una proposta che sto provando a portare avanti con il gruppo consigliare regionale della Lombardia di Più Europa. Faceva parte del programma che presentammo alle ultime elezioni. In particolare riguarda la obbligatorietà dell'assicurazione RC inquinamento per tutte le attività a rischio, cioè tutte le aziende a rischio rilevante e in particolare le aziende in AIA, che solo in Lombardia sono oltre 2200 sul territorio. Questa proposta ha una valenza, diciamo, molto tecnica, ma anche dal mio punto di vista una prospettiva politica, perché così come l'Unione Europea non è riuscita a far passare la direttiva sulla difesa dei suoli, all'interno della quale era presente un'opzione del genere, cioè non si possono utilizzare i suoli se non assicurandoli verso un inquinamento che si esprime e che esplica tutti i suoi danni negli anni e nelle generazioni future, per questo motivo le regioni in particolare potrebbero dotarsi di strumenti legislativi del genere e adottarli piuttosto rapidamente. Questa è una battaglia che si fa non da me, non solo da me, da diversi anni, però non riesce a trovare uno sbocco, una configurazione, e anche un supporto politico e tecnico adeguato. Quindi non sto a come dire, illustrarvi nel dettaglio una proposta che in effetti non abbiamo ancora scritto, stiamo raccogliendo documenti e anche la normativa degli altri paesi europei laddove è presente. Abbiamo coinvolto una professoressa universitaria dell'Università dell'Insubria che è particolarmente ferrata sull'argomento. Il mio è solo una richiesta di aiuto, di supporto. Se qualcuno ha idee e competenze rispetto a questo, è benvenuto. Se poi ci sarà modo di esplicare meglio questo concetto, lo farò volentieri. Ciao a tutti. Grazie Gianni, certamente ci proviamo. Virginia Fiume, prima di dare la parola a Andrea Salimbeni per anche presentare il secondo punto, mentre mi pare che alla domanda di Dario ci sia stata una risposta forse da parte di Stefano. Virginia. Sì, una cosa, scusate se mi intrometto, un aspetto che secondo me è importante nel momento in cui sia si incardinano le iniziative o sia si cerca di capire come portarle avanti, è renderle conosciute, cioè il fatto, cioè un conto è entrare una mozione, passarla a un consigliere, un conto è fare un processo che sia il più possibile
di dominio pubblico e nel comune è più facile che a livello nazionale in qualche modo, e quindi raccontare i vari passaggi che si stanno facendo e il perché si sta portando avanti l'iniziativa. Per due motivi. Uno, perché in questo modo si possono trovare altre persone che magari o sono già attive sul tema o stanno solo aspettando che qualcuno le attivi sul tema. Il secondo punto è che anche a livello di, chiamiamole, uscite stampa, è più facile a livello comunale che non a livello nazionale, quindi anche solo raccontare al giornalista di turno che c'è qualcosa che sta succedendo aiuta ancora a connettersi con altri e quindi a far sì che sia una mobilitazione e non solo un'incursione individuale, e dall'altra parte secondo me anche a mettere il potere di turno in condizione di, come si dice in inglese, accountability, cioè è pubblica l'azione, quindi ci si aspetta una reazione pubblica. Insomma, questo è un aspetto che nell'ottica di una mobilitazione non bisogna dimenticare. Su quello che facciamo noi con New Humans, con le piattaforme, eccetera, se le persone che stanno portando avanti le iniziative vogliono scrivere qualcosa che sia magari dall'idea di Stefano in forma scritta o dal perché il comune di Arona può essere un buon comune da cui partire, cioè qualcosa che spieghi, contestualizzi e crei anche una connessione umana, reale, col contesto, ovviamente poi siamo contenti di pubblicarlo sul blog, ovviamente se lo tracciate su Cuore diventa uno spunto anche per altri, però ci tenevo a dire qualcosa sul fatto di raccontare la iniziativa mentre la si fa, perché la rafforza nel farla. Basta, solo questo. Grazie Virginia, la parola a Andrea, se si sente male segnalatecelo che cerchiamo di capire che cosa fare. Andrea Salimbe. Rispondo in breve. Prima ad Alice, riguardo ad Arona, c'è una cosa molto importante che è la differenza tra quello che viene differenziato e quello che viene riciclato. Per cui un comune che va adesso a cercare di investigare su come migliorare la sostenibilità del processo di gestione dei rifiuti è questa. Perché una cosa è quanto si raccoglie e una cosa è quanto effettivamente si ricicla. Spesso la raccolta differenziata viene usata dai comuni stessi come baluardo di abbiamo raggiunto l'80%, poi in realtà la destinazione di quella differenziata, per come può essere fatta, sebbene o male, ma anche per gli impianti esistenti, spesso si ritrova che poi il riciclato è il 40-35. Questo è molto importante e si trova questo risultato parlando con il gestore del rifiuto e anche guardando quali sono gli impianti. Faccio un esempio: se io vado a fare una differenziata ma poi mi viene fuori che vado a un impianto di compostaggio molto lontano oppure addirittura non so dove portarlo il differenziato organico e poi mi va in discarica in un'altra regione, il comune può dire che fa una differenziata, però poi la destinazione di quello che è differenziato non è detto che sia riciclo, anzi molto spesso non lo è. Quindi questo è un primo aspetto da investigare. Poi chiaramente io sono ben disponibile a lavorare su una mozione specifica per il comune, ecco, questo, anzi figuriamoci, è il nostro obiettivo. È attendibile il sito Ricicloni? Non lo so, quello più attivo. Ho guardato, generalmente c'è Ispra c'è la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile che tiene abbastanza bene questi dati, però anche loro si riferiscono a Ispra, che fa un report tutti gli anni su tutte le regioni e comuni. Quindi, poi ogni regione ha il suo portale, per esempio la regione Campania è molto dettagliata in questo. E su quello diceva Michele, l'aspetto piccoli comuni, piccoli e puliti, ovvero quello di far istituire un centro di raccolta dai comuni, è forse una delle cose più coraggiose che possiamo chiedere a un comune, perché andiamo a cambiare il sistema della gestione dei rifiuti, ovvero andiamo a, tra virgolette, esonerare il gestore, perché in un comune piccolo che fa un centro di raccolta autogestito, il gestore non ha più l'appalto sulla raccolta dei rifiuti in quel comune. Quindi può essere anche molto scomodo, però per quanto ci riguarda anche molto interessante.
perché un comune che decide di sposare quest'idea si presenta come un comune abbastanza coraggioso da questo punto di vista. Quindi secondo me è anche una cosa da pensare in questi termini. Ovviamente il tutto e quindi la fattibilità di tutte le soluzioni per il riciclo dei rifiuti si basa proprio sul fatto che in Italia la Tari è estremamente elevata, quindi la tassa che paghiamo per raccolta e la gestione dei rifiuti spesso è più che sufficiente a immaginare nuove soluzioni. E, per quanto riguarda invece l'aspetto delle acque, è molto interessante la cosa sull'RC, quindi la responsabilità civile per l'inquinamento. Io di AIA ne ho fatte qualcuna, una la sto concludendo ora per lavoro, autorizzazione impatto ambientale di qualsiasi iniziativa industriale, nuovo impianto o nuovo stabilimento. Tra l'altro per la regione Lombardia secondo me sarebbe interessante far passare anche un'altra cosa, che è la delibera regionale per la gestione dei fanghi di depurazione, che su cuore è disponibile. Noi l'abbiamo teorizzata basandoci anche su quello che sarà il nuovo decreto fanghi preparato più o meno a luglio dal Ministero dell'Ambiente, a cui ho avuto la fortuna di partecipare. Secondo me, se riuscissimo a presentare in regione una delibera per regionale per la gestione dei fanghi, faremmo una gran cosa, perché secondo me quella che c'è su cuore è quasi già pronta, quindi se qualcuno vuole dargli un'occhiata, ben venga, perché penso che sia anche questo il momento per presentarla. Gli altri punti di cui volevo discutere sono infatti principalmente due: le acque, quindi iniziare a lavorare sul tema acque, sui contratti di fiume e su una nuova soluzione che permetta di rendere più equo il costo del consumo di acqua a livello domestico e facilitare il riciclo dell'acqua e il recupero dell'acqua, cosa che attualmente non viene fatto, e i boschi e le foreste. Non so se qualcuno di voi vive o ha il proprio paese in un'area montana boschiva come questa dove siamo noi. Anche lì penso ci sia tanto da fare. La proposta che io avevo buttato lì in una riunione fatta a luglio è sostanzialmente questa: proporre a livello in questo caso regionale una sorta di politica di sgravi fiscali per chi intende avviare un'attività commerciale basata sullo sfruttamento delle risorse, chiaramente sostenibile, montane, in termini di sia biomasse, quindi anche a scopi energetici o di prodotti, ma anche turistico, quindi promuovere soluzioni che permettano un ritorno del turismo nelle aree boschive, nelle aree montane, questo anche contro lo spopolamento dei paesini che si trovano lì, attraverso che cosa? Ovviamente l'insediamento di rifugi dove si, per esempio, si fanno iniziative, si propongono escursioni e quant'altro. Questo perché ripopolare le aree boschive e gestirle non significa solo sfruttarne le potenzialità, significa anche prevenire il rischio idrogeologico dato dalla noncuranza di queste aree. Questi sono un po' i due punti di cui volevo discutere adesso. Non so se c'è qualcuno che ha interesse, esperienza su questo, che vuole avere più informazioni. Allora, le iscrizioni a parlare sono aperte, naturalmente anche sul punto precedente per continuare il dibattito. Virginia ricorda che stiamo discutendo della cosa di Arona, per un'iniziativa a Arona, e che comunque noi a inizio settembre saremo pronti anche con la raccolta firme sul carbon pricing, e quindi anche iniziative locali si possono collegare alla iniziativa europea. È iscritto a parlare Matteo Manzi e Michael Bra.
Sì, ecco, mi sentite? Sì, ciao Matteo. Ok, salve a tutti, piacere. Volevo intervenire proprio riguardo sia dei fanghi che del discorso del contratto di fiume e biodistretto. Io sono membro dell'associazione Lago di Bolsena, in provincia di Viterbo, Alto Lazio, e stiamo avendo molti problemi da anni. Credo ci sia una petizione aperta alla Commissione Petizioni dell'Unione Europea dal 2013. Per il non rispetto dei criteri di inquinamento delle acque del lago. Questo a causa del fatto che il collettore circumlacuale che raccoglie le acque nere dei comuni intorno al lago funziona male e quindi spesso scarica direttamente nel lago le acque nere, ad esempio dopo una grande pioggia o in caso di guasti perché non ci stanno pompe di scorta. Cose di questo tipo. E mi sono interessato proprio a Humans perché ho letto dell'insidia dei fanghi e non so di preciso cosa è successo qui nella zona, però l'anno scorso sono stati sequestrati dei fanghi che venivano tenuti nel depuratore che va a chiudere l'anello di fognario, che in pratica non funziona da 5 anni. E i fanghi, oltre a non venire depurati, venivano anche lasciati lì. Non so per quale ragione, e credo sia illegale, quindi sono stati sequestrati. In contemporanea, visto che sono membro di questa associazione, Lago di Bolsena, stiamo cercando di, oltre a sistemare queste criticità, anche promuovere la creazione di un biodistretto, qualcosa che sia contemporaneamente contratto di lago e di fiume, perché il Lago di Bolsena ha un emissario che raggiunge il Mar Tirreno, che è anche il fiume che accoglie le acque che escono dal depuratore. Quindi di fatto noi abbiamo da anni un fiume che scarica tutta la robaccia che proviene dai paesi intorno e rende le acque del mare a Tarquinia, Mar Tirreno, non balneabili. Quindi ecco, volevo intervenire soprattutto per informare bottom-up il discorso sui fanghi, però in pratica non so veramente cosa fare, ecco, concreto. Grazie. Grazie, Michael Brown. Io volevo dire solo una cosa su quello che diceva Gilla, la comunicazione. Io non sono esperto di ambiente, però un po' me ne intendo di comunicazione. A me sembra che ci sono queste idee che sono molto attraenti, molto belle, eccetera, però poi manca un po' quel passaggio nel riuscire a comunicare qualcosa di eccitante, cioè questa possibilità di risolvere i problemi che può invogliare le persone come Matteo a coinvolgersi. E per questo qui io penso che se, non so che sta succedendo a livello del sito adesso, questo è un altro argomento, però penso che sia necessario impostare con chi mastica di comunicazione, diciamo delle linee guida, delle strategie che poi per ogni proposta vengono declinate. Ad esempio, questa delle acque mi ha subito fatto pensare a un esempio virtuoso che si potrebbe portare, che me ne hanno parlato, che in Israele si ricicla qualcosa come il 90% dell'acqua o una cosa del genere. Ci hanno esigenze, sì, Necessità le virtù. stesse dell'Italia, se non si dà una svegliata, cioè ritorno. Quindi, non lo so, per ogni diciamo, battaglia, fare un discorso con chi è esperto della battaglia, ma chi anche capisce di comunicazione per declinare la cosa, in maniera giusta, per creare una sorta di, invito. Niente, Ok, questo. va Sì. bene, grazie Michael. Allora, scusatemi, Matteo Manzi, Michael Bra, Gianni Porto, Monica Negri e Gia Volpe. La parola quindi a Gianni Porto. Allora, faccio un breve discorso che si collega a quello che vi dicevo prima, relativamente anche alle acque. Al discorso dei fanghi, in Regione Lombardia, ci sono anche dei miei amici che si sono, mossi per aiutare il gruppo e penso che sia abbastanza
abbastanza facile proporre una delibera se è condivisa. Invece, volevo darvi, come dire, un esempio di quanto la proposta sulla responsabilità civile delle imprese è importante per, diciamo, la risoluzione a medio e lungo termine di molti dei problemi ambientali. Io mi occupo di inquinamento di siti industriali dismessi e di inquinamento delle acque di falda. Sono tutti fenomeni che avvengono in un periodo lungo e che spesso non vedono come dire, al momento della risoluzione i responsabili né potere né volere la risoluzione del problema. E quindi questo è un grosso problema dal punto di vista soprattutto economico e dei controlli. Quindi vi faccio un esempio, parliamo del Mugello. Nel Mugello c'è il lago, come si chiama, del Bilancino, che detiene molte delle acque ad uso idropotabile. A monte del lago Bilancino ci sono delle industrie chimiche. Queste industrie chimiche hanno la potenzialità di generare dei danni molto rilevanti sulle acque. Io credo che si comportino bene, che non abbiano grossi problemi, ma nel momento in cui una sostanza ignota o nota dovesse raggiungere il lago e generare un grave problema, vi assicuro che quelle imprese difficilmente potrebbero reggere all'impatto del danno economico che loro stessi hanno generato. E quindi ci sarebbe solo un problema di soldi, di risorse pubbliche da tirare fuori. Io penso che, così come non si può lavorare senza l'assicurazione e senza pagare come dire, i contributi per la previdenza futura dei nostri anziani, così le imprese devono avere un sistema mutualistico di raccolta di fondi per fare fronte ai grandi danni che generano nel tempo. Quindi questo concetto è passato in nazioni come la Germania, deve passare anche in Italia, perché dobbiamo capire che non è possibile risolvere il problema, soprattutto certi tipi di problemi ambientali, con un criterio emergenziale. L'altro aspetto positivo di una forma di privatizzazione del controllo sui danni ambientali sta nel fatto che tutti i nostri enti di controllo non sono in grado di controllare adeguatamente quello che succede nelle acque potabili, nelle acque di scarico, nei nostri fiumi. Il sistema dei controlli è assolutamente insufficiente per il grado di antropizzazione e di ricchezza del nostro sistema produttivo. Ma se il sistema produttivo si, come dire, consolidasse un rapporto, come succede in altri ambiti, un rapporto economico-finanziario col sistema assicurativo, sarebbero le stesse assicurazioni a generare un meccanismo virtuoso di controllo, perché nessuno potrebbe essere assicurato senza un adeguato controllo, senza un adeguato sistema di verifica della qualità delle lavorazioni e della gestione anche dei rifiuti e di quello che viene prodotto come potenzialmente impattante. Da questo punto di vista, la proposta, dal mio punto di vista, insomma, è di tipo win-win, cioè è solo che bisogna farla iniziare con un programma, diciamo, a medio termine. Non si può immaginare che da un momento all'altro caricare sulle imprese una elevata tassazione o, diciamo, un elevato onere per questa cosa, ma con un criterio progressivo ci possiamo arrivare. Questa è la mia idea. Esiste, guardiamo, insomma, Ottimo Gianni, allora poi l'approfondiamo perché mi sembra che il principio sia fondamentale. Monica Negri e poi Gea Volpe. Monica Negri. grazie, ciao. Volevo dire una cosa sulla gestione dei rifiuti, che è una cosa che non viene mai raccontata e che, come ho sentito dire, viene anche usata contro, che prima si inizia la raccolta differenziata e non si attiva in contemporanea il riciclo. E questo voglio dire,
facendo affidamento come presupposto alle buone pratiche di chi ha in gestione i rifiuti, è una cosa anche magari da incominciare anche a dire, perché ho partecipato veramente in tanti anni a durissime, a lunghissime polemiche sul fatto si fa la raccolta differenziata ma poi il riciclo non c'è. E invece anche la parte, la fase di iniziare a fare la differenziata è anche abbastanza lunga, anche perché c'è necessità di avere un riscontro che effettivamente poi noi differenziamo in modo corretto, anche se adesso ci sono degli impianti meravigliosi che riescono a smistare delle cose incredibili. Il riciclo arriva dopo, quindi e poi effettivamente da verificare se il riciclo c'è o non c'è. Invece, su quanto riguarda il costo della TARI, ovvero il costo della raccolta dei rifiuti, anche la Corte europea si è espressa parecchie volte sul fatto che noi non paghiamo solo per i nostri rifiuti, ma noi contribuiamo a tutta la gestione dei rifiuti, compresa anche gli impianti. E gli impianti vanno costruiti a un costo. Quindi, visto che stiamo facendo questo bellissimo lavoro, sarebbe anche bello le informazioni date in questo caso ai cittadini, a chi vuole partecipare, un po' più sostanziose, per anche capire la complessità di che cosa vuol dire fare gestire i rifiuti, perché non è una cosa così semplice e non è vero che non ci sono esempi virtuosi. Ecco, questo volevo dire. Grazie Monica Negri, Gea Volpe. Sì, salve, buongiorno a tutti, mi sentite? Ok, perfetto. Allora, dunque, io ne avevo parlato un po' anche con Salim Beni, insomma, nei giorni passati. Allora, la mia idea è questa, io lavoro nel campo delle acque e per quanto riguarda il problema delle acque, in Italia, a differenza di molti paesi dell'Europa del Nord, abbiamo un meccanismo infernale, nel senso che tutti gli scarichi, che siano ovviamente scarichi, quindi sto parlando di scarichi di reflui trattati, quindi di acque preventivamente passate in impianti di depurazione e scaricate nei fiumi, devono sottostare a limiti che sono normati a livello chiaramente legislativo, in questo caso non dalla 156, ma si basano solo ed esclusivamente su determinate inquinanti, pardon, su determinate concentrazioni e sono su scarichi puntuali. In Italia quello che non si considera è la qualità dell'asta fluviale, cioè dato il livello ormai continuo di antropizzazione e quindi l'aumento progressivo negli ultimi decenni dei punti di scarico, siano trattati o non trattati, perché poi c'è la malaugurata situazione degli eventi meteorici che portano a scarichi dei surplus di acque non trattate e quindi di quello che gli impianti di depurazione attuali non riescono a trattare, che quindi vengono bypassati e inviati direttamente nei fiumi senza passaggi alcuni. Dicevo, le aste pluviali non sono monitorate. Alla fine la realtà è questa. Quando ci va bene, quando ci va molto bene, noi abbiamo degli idrometri che ci dicono fondamentalmente la velocità dell'onda di piena e il battente sotto lo strumento. Qual è la proposta? La proposta è un'inversione programmatica di approccio, cioè riuscire a coinvolgere. Ora io la butto lì e non so come potrà, ho bisogno non di aiuto, di più, però l'idea è questa, cioè riuscire a coinvolgere il Ministero della Sanità nel momento in cui il Ministero dell'Ambiente va a come dire, aggiornare o identificare i limiti che debbano essere rispettati, perché quello che non si fa è studiare l'effetto di magnificazione degli inquinanti. Un conto è dire ciascun singolo inquinante sta sotto una determinata soglia e quel singolo inquinante in quella determinata concentrazione non crea danni. Ok.
ma l'insieme, la sommatoria di tutte le concentrazioni, ciascuna delle quali singolarmente sta sotto, va a creare un impatto sull'asta fluviale che non è attualmente considerato. Noi abbiamo, io vado in fiume cioè, lavoro nel campo delle acque e della depurazione, vado in fiume come kayaker per passione. Nei fiumi, in questo momento ho un problema, c'è un problema enorme che è sull'Elsa, non so se chi è della zona toscana conosce l'Elsa. L'Elsa è un fiume meraviglioso, che sicuramente sta andando incontro ad una nuova fase di inquinamento, ma quello che attualmente abbiamo in mano, ad esempio, è un contratto di fiume in cui diciamo, i partecipanti dalle amministrazioni locali alle singole associazioni, dove spesso ci sono, non so, associazioni di pescatori, per dire, e di chiunque gestisca il fiume, ha un approccio quasi di volontariato. Nel momento in cui c'è un inquinamento come quello che sta avvenendo, noi abbiamo a disposizione solo limiti di balneabilità. Quindi, che cosa vuol dire? Che a livello di legge si va a verificare solo se è presente Escherichia coli o inquinamento da carica virale. Poi noi possiamo fare il bagno nel plutonio, ma la legge non lo va a identificare. Non solo il plutonio, ma quando si va a identificare i livelli di qualità dell'asta fluviale, si va a vedere se c'è la dafnia piuttosto che altri microorganismi che sono organismi, voglio dire, indicatori di una certa qualità delle acque. Peccato che questi organismi spesso non ci sono o addirittura si sono adattati a cambiare proprio il proprio metabolismo. Quindi ci sono, ad esempio, aste fluviali che sono inquinate, dove dentro voi potete trovare metalli pesanti che non vengono ricercati, tutta una serie di inquinanti, un po' quello che diceva Gianni Porto, perché le acque di Bilancino, delle acque di Bilan del lago di Bilancino, non vengono monitorate in termini costitutivi. Esclusivamente a livello di balneabilità, vengono utilizzate, vengono immesse in sieve. La sieve viene utilizzata ultimamente, ad esempio, per diluire le acque troppo fangose dell'Arno. Questo è quello che è successo un mese fa, perché viceversa l'impianto di potabilizzazione non è in grado, avendo acque fangose, di trattare l'acqua da immettere a Firenze. Ora, tutto questo andrà a peggiorare nei prossimi anni. Quindi la proposta che cos'è? Riuscire a creare un cambio di passo, riuscire a chiedere un aggiornamento in termini di qualità delle acque e fare un po' di più, cioè intendere l'acqua come bene comune. Quindi io mi auguro veramente che comunque il concetto di bene comune come ente, come capitale naturale di interesse collettivo riesca a passare. Questa era, diciamo, questa è una proposta che anche, cioè, che aiuterebbe moltissimo anche a creare un cambio di passo per quello che riguarda il riuso delle acque e quindi del ciclo idrico, che non è più un ciclo naturale, piove, diciamo, basato sulla pioggia e sull'evapotraspirazione, ma ormai è un ciclo antropico. E no, anche questo non viene chiuso mai. Occorrerebbe, a mio avviso, così come vengono richieste a noi ingegneri di dover utilizzare le migliori pratiche possibili e le migliori tecnologie possibili, che vengono definite con l'acronimo BAT, bene, poter avere l'inserimento anche di BAT per quanto riguarda il riutilizzo e soprattutto l'obbligatorietà del riutilizzo delle acque meteoriche, delle acque trattate, quindi delle acque depurate, e visto come dire, l'evoluzione con cui abbiamo anche l'inquinamento termico delle zone urbane, poter imporre quelle che vengono chiamate i nature-based solution, cioè i sistemi di raccolta delle acque basati su sistemi naturali all'interno delle città.
Questo è essenziale, ma non c'è nessuno, ne, non c'è una legge, non ci sono neanche delle linee programmatiche a livello nazionale che possano, se non imporre, quantomeno sollecitare, i diversi comuni a attuare queste pratiche e a richiederle all'interno dei bandi, delle gare o comunque dei lavori pubblici che vengono veramente messi. Fine, diciamo che questa è, perché poi i fanghi sono un altro capitolo estremamente doloroso, perché anche lì, ad esempio, molti inquinanti non. Allora, mettiamola in questi termini: sui fanghi si vieta l'utilizzo finale. Questo è il nostro approccio. E in realtà non si controlla mai che acqua entra all'interno degli impianti di depurazione, che sono quelli che ti producono i fanghi di depurazione. Neanche i gestori sanno che acqua gli viene all'interno del proprio impianto. Per assurdo, ormai abbiamo appurato che ci sono microplastiche anche nei ghiacciai, ma nessuno sta chiedendo di imporre i trattamenti terziari. Noi abbiamo l'Europa che continua a ovviamente darci tutta una serie di segnalazioni perché abbiamo ancora impianti di depurazione che non sono totalmente completi nella loro filiera, ma siamo di gran lunga indietro in quanto non abbiamo, per esempio, dei filtri finali, insomma, la faccio molto semplice per non essere troppo tecnica, ma delle zone buffer che impediscano alle microplastiche e agli inquinanti, come gli inquinanti emergenti in Veneto, i PFAS, che poi diventano deleteri perché ammazzano non soltanto la vita acquatica, ma anche le persone. Quindi ecco, questa era un po' la proposta, ho cercato di essere sintetica, ma la sintesi non è il mio dono e mi fermo qua. Grazie Gea. Allora, per me queste cose sono veramente affascinanti da ignorante assoluto quale sono. Mi sembra che nella riunione siano anche venute fuori delle competenze oltre che una concretezza di proposte. Penso che rispetto al discorso che faceva Michael sulla comunicazione, e collegandomi un po' anche a quello che diceva Virginia, a quello che diceva Michele Minieri, noi poi avremo bisogno di casi, magari può essere il lago di Bolsena, magari può essere, insomma, dove anche andare fisicamente a, magari con azioni non violente, a fare vedere una soluzione urgente. Però questo è una fase 2. La prima fase è quella della elaborazione della proposta politica, queste che diceva adesso Gea, quella che diceva Gianni prima, cioè credo che possiamo con una certa velocità, perché mi sembra che le competenze ci sono, mettere nero su bianco alcuni punti fermi, alcuni dei quali possono riguardare le regioni, altri possono riguardare la legislazione nazionale, altri probabilmente anche la legislazione europea. Non abbiamo trattato, mancano 10 minuti, non abbiamo trattato, non c'è Lorenzo Mineo, la questione degli allevamenti intensivi, anche se ne abbiamo già un pochino parlato ieri. Io direi che rimandiamo un approfondimento tematico, anche se il dibattito su questo è aperto ovviamente su cuore. Io sono intervenuto in realtà ribadendo due cose che avevo già detto in riunione, che a mio avviso i due punti diciamo non di impostazione proibizionista, ma che avrebbero un enorme impatto poi sulla realtà del benessere animale e del consumo di carne, sono proprio quello dello stop alle sovvenzioni e della riconduzione della industria, perché di industria si tratta, non di agricoltura, degli allevamenti intensivi nello schema delle emissioni e quindi del prezzo da pagare per le emissioni inquinanti. Tra l'altro sono anche aziende che emettono molto in termini di CO2. Secondo me questo potrebbe essere un passaggio che è al tempo stesso liberale e animalista, cioè lo è nel difendere le ragioni animaliste e ecologiste senza creare un impatto interdittivo
che dalla sera alla mattina potrebbe anche essere insostenibile sul piano politico o sul piano economico. Però ovviamente è una questione che dobbiamo assolutamente approfondire. Chiederei ad Andrea di tirare un po' le somme di questa riunione, ribadendo ovviamente che a questo punto la riunione del 3 ottobre a Bari si può configurare proprio con una sorta di piccolo congresso ecologista sui temi che abbiamo discusso oggi, magari proprio avendo l'ambizione di portare lì delle singole esperienze in realtà territoriali, oltre alle competenze di base necessarie per formulare le proposte. Andrea Salimbeni. Allora, sì, io sono veramente molto contento di quello che è venuto fuori sulle acque, perché comunque ci sono tante competenze e tanti casi da affrontare. Sostanzialmente possiamo dire così, sulla parte gestione rifiuti urbani, quindi piccoli e puliti, mozione, economia circolare, ci sono già appunto delle attività in corso, a Parma probabilmente verrà presentata dall'assessore ambiente, con Rosaria ci continueremo a muoverci per la provincia di Salerno e i comuni in provincia di Salerno. Per Arona io sono perfettamente disponibile ad approfondire e cercare anche le soluzioni migliori, sempre con lo stesso obiettivo, cercare di rendere il riciclaggio il più locale possibile per creare anche economia locale, che penso sia fondamentale, perché al momento in cui il riciclaggio diventa una fonte di nuovo impiego, ha tutto un altro sapore. Per le acque, praticamente a valle di oggi abbiamo un caso interessante che è il lago di Bolsena, che secondo me vale la pena approfondire. Abbiamo, secondo me, tutti spunti che potrebbero far parte di una nostra proposta per un cambio di paradigma sulla gestione delle acque, sia l'RC impatto ambientale che per quanto riguarda il settore acque è focale, che secondo me si può benissimo accoppiare con una nuova soluzione di monitoraggio dell'inquinamento nei fiumi e nei laghi, che oltre a questo, ovviamente, come ha detto Gea, può accoppiarsi con un'introduzione di BAT, quindi di Best Available Technologies, per il recupero e il riciclo dell'acqua, che è un punto focale in quanto siamo sempre più caldi, anche per colpa nostra, e quindi la siccità è sempre più una minaccia. Se Gianni Porto, Gea, sono d'accordo, anche Matteo Manzi sono d'accordo e sono interessati, possiamo iniziare a lavorarci insieme per mettere appunto nero su bianco quello che abbiamo detto oggi e cercare di dare una forma che possa essere una nostra posizione e che possa portare a delle proposte di delibere o mozioni a livello regionale e nazionale. Locale la vedo più difficile perché è un tema che spesso va su regioni e stato. E per altre, ovviamente, ci saranno aggiornamenti, prossime riunioni, però così diciamo che può bastare. Ok, sono le ore 16:55 e c'è il tempo per una benedizione paneuropea da Bruxelles. come da tradizione. No, allora, secondo me è stato bellissimo ascoltarvi, e ci sono un sacco di competenze e secondo me anche il lavoro di Andrea di adattare le varie cose ai vari contesti può beneficiare di un piccolo gruppo di persone che abbiano competenze analoghe alle sue anche per aiutare altre persone, quindi diciamo lavorare sulle proprie iniziative e aumentare la conoscenza condivisa. Invito tutti a tenere il più possibile le conversazioni sul sito e su Cuore, non perché io sia ossessionata, ma perché appunto in termini di conoscenza condivisa se avvengono lì sono di tutti. E niente, viva le street, viva il locale, viva l'Europa. Buon Siete pomeriggio. ancora in tempo per venire stasera alle ore 21 alla Festa dell'Unità di Modena, dove interverremo con Michele De Luca sul
sul tema, su tutti i temi possibili e immaginabili. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti e a presto. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.